bentrovati amici dei Grandi Vini, siamo qui sempre in diretta dall'Expo IVE, l'edizione 2021 Pordenone. Insieme a me il direttore generale di BCC Pordenonese Mensile, Gianfranco Piloso, che in seguito a un convegno tenutosi nella giornata di oggi riguardo lo sviluppo sostenibile della filiera vitivinicola, ci parlerà di come le BCC si sono impegnate a sostegno della filiera. Buongiorno e benvenuto. Grazie a tutti quanti i vostri telespettatori, radiospettatori qua, in questi termini nuovi, assolutamente diretti streaming, telespettatori, quello che può essere dei Grandi Vini, veramente un benvenuto. Allora, innanzitutto il convegno oggi non l'abbiamo fatto solo come BCC Pordenonese Mensile, il nostro territorio, abbiamo 58 filiali dalla provincia di Pordenone, Treviso e Venezia, ma in realtà con il supporto del gruppo bancario ICREA, dunque sono le 17 BCC presenti oggi, aderenti al gruppo ICREA, presenti nelle province della regione Friuli Venezia Giulia, del Veneto e dell'Emilia Romagna. E più anche Medio Credito del Friuli Venezia Giulia, che è una società partecipata del gruppo bancario ICREA che fa gli investimenti a medio e lungo termine in regione Friuli Venezia Giulia. È da 4 anni, dalla prima edizione di Rive, che noi partecipiamo. Oggi tutta la filiera e tutta la viticoltura è molto importante per questo territorio. Si parla ogni tanto di bolla per quanto riguarda il Prosecco. L'importante è aiutare tutti quanti gli agricoltori, gli imprenditori di questo settore in tutta la filiera, dunque sia nel momento della barbatella, e qua è un importante distretto, sia al momento della raccolta. Sicuramente gli investimenti della viticoltura sono investimenti a medio e lungo termine. Oggi viene richiesto sempre di più una sostenibilità, ESG, tutte le tematiche che ci sono, e bisogna coniugarle. Abbiamo toccato anche altri argomenti nel nostro convegno, che è il discorso delle coperture assicurative. Oggi penso che sia gli eventi atmosferici sempre più evidenti, devono mettere in grado le aziende di fronteggiare questi rischi, perché se il filare cade perché c'è l'aria, non è evento atmosferico. Dunque bisogna fare una consulenza e garantire all'imprenditore agricolo che abbia una certezza per quanto possibile contro le atmosferità, sia anche in termini di tasso, sia anche di garanzia di accesso ai mercati. Ecco, in un'ottica ESG, perché oggi l'ambiente, l'utilizzo sempre minore di fitofarmaci o altre, è molto molto importante. Come lo facciamo? Con la consulenza. Dunque invito gli imprenditori o tutti a passare nelle nostre filiali, dove sicuramente riusciremo a dare l'assistenza corretta per ogni persona. Io la ringrazio per averci concesso insomma questa intervista, è stato veramente un piacere. Colgo anche l'occasione per salutare gli spettatori dei Grandi Vini, rimanete connessi per tutti gli aggiornamenti. Grazie. Grazie. Buona serata. Thank you.